E a proposito dello spingo e del tiro, ecco qui l'immagine incriminata. Ora sarà il signore del Deruta con la maglia bianca, celeste e azzurra a tirare Andrea Fortunatelli, o è Andrea Fortunatelli che lo fa attaccare alla sua maglietta e lo porta in cima alla salita? Ma questi sono i misteri che resteranno tanto. D'altra parte succede nei raduni di cicloturisti che qualcuno ti prenda e ti porti un po' sulla salita. È fatto il raduno cicloturistico per stare insieme, è fatto per vivere insieme la strada, per vivere insieme l'avvenimento, è fatto per gustarsi quello che è il camminare insieme, per fermarsi a metà percorso e fare colazione insieme, per sdigiunarsi, come si suol dire, o per sbocconcellare qualche cosa. È questo il bello del ciclismo, del cicloturismo soprattutto, questa volontà di stare insieme, questa volontà di cercarsi, di volersi e di andare su. Ed eccolo qua, il nostro Luca Brufani, ha detto: ho preso una Fuji, è una bicicletta un pochino più robusta perché lo sforzo della pedalata a volte ne risente. Eh sì, Luca Brufani ci ha dato tanto al ciclismo e adesso ci fa tornare in mente questi pensieri pedalatori rivedendolo in sella ad una bici. È bello rivederlo in sella ad una bici. Sappiamo che il negozio Luciclone, che ha aperto da poco, sta andando molto bene. Si fatica ovviamente per trovare nuovi clienti, per poter vendere bici con i marchi, come abbiamo detto, della Fuji e della BH, tanto per citarne alcune, ma soprattutto per raccontare di quelle bici che Foligno chiede in maniera così tanto importante. Già, perché Foligno è una città che si presta alla bicicletta e la cosa primaria per spostarsi è proprio la bici, sia per donne che per uomini, sia per giovani che per meno giovani. Si passa per Foligno, è facile trovare nonnine che vanno ancora in bicicletta e che usano la bicicletta per spostarsi. E per loro sapere che a 8, 10, 9, 7, 6, 5 rapporti poco importa. È importante magari che possa essere la sua bicicletta e che possa essere resistente e durare. Ah, ma allora è vizio per Andrea Fortunatelli farsi tirare, eh? E adesso allora andiamo a sentire Andrea Fortunatelli con la sua cordialità e con il suo modo di essere. Al piano una frizione piccola, però fate due raduni e non è poco, no? Però due a metà giro ti sei rifagliato, Purtroppo io quest'anno c'ho un sacco di problemi familiari, cose, però sono sempre presente quando posso. Mi è dispiaciuto che non sono andato dall'amico Fagiolo, però ho detto, piano, siamo 500 persone, due raduni ciclistici, un raduno diciamo di motocross, non so come lo chiamano loro, pertanto quest'anno alla grande. E un altro anno io ho deciso una cosa, non so, vorrei fare anche una cosa con la mountain bike, perché Carlo ci dice è molto legato con la mountain bike e io vorrei accontentarlo e fare anche un raduno di mountain bike, magari non so se a livello agonistico, amatoriale, vediamo, adesso vediamo, però le prospettive col presidente della Prologo ci sono e vediamo da accontentare un po' tutti, però il ciclismo è la prima cosa che c'ho, dopo la moglie il ciclismo, dopo la moglie e figli viene lui, Io ci credo. Vieni a trovarmi, ti aspetto. Da un unico allevamento, un solo latte di ottima qualità. Una sola carne, genuina e garantita. Dalle sole colline di Trevi, un unico olio di oliva dal gusto inimitabile. Fattoria Morella, dal 1960 abbiamo una sola terra per darvi infiniti sapori. We'll be right back.
Se ascoltate bene le parole di Andrea Fortunatelli, in quelle parole di Andrea Fortunatelli c'è tutto il segreto di quello che è il cicloturismo. Mi dispiace di non essere andato al raduno ciclistico dell'amico Ivo Fagioli. Ecco, pensate voi quello che significa il rapporto, la stima che c'è tra cicloturisti per ripagare della propria presenza un evento sportivo. È questa la natura che difficilmente si può comprendere per chi non vede o non segue da vicino una gara di cicloturisti. È proprio l'esserci, il dividere quel momento, il dividere la strada, il dividere la fatica, il dividere il sudore, che racconta la verità di quello che è il cicloturismo. Non c'è qui chi possa vincere, non c'è qui chi vuole strafare. Qui c'è solamente la volontà di pedalare insieme, di sentire il caldo insieme, di sentire la fatica insieme. Certo, assolutamente, c'è chi è più allenato e chi meglio allenato, chi va su meglio nelle deboli salite che vengono fatte e chi invece ha bisogno di un aiuto. Ma potete star tranquilli che dal primo all'ultimo partecipante dei cicloturisti vive la sofferenza, la fatica, il sudore di quella gara. Ed è questa la cosa straordinaria, meravigliosa di un'avventura come quella che vi raccontiamo, di questo raduno dei ponti organizzato dal gruppo ciclistico Tuderte per ricordare questi 10 ponti non solo nel territorio di Todi ma anche in quello di Marciano, in quello di Fratta Todina, in quello di Monte Castello di Vibio, insieme a quello di Collazzone. Varie situazioni, vari modi di essere. E qui siamo allo sdigiunamento. E allora, mentre siamo allo sdigiunamento, dove si sbocconcella qualche cosa per rimettersi in forza, noi ne approfittiamo per lasciare la telecamera libera a quelli che sono i commenti. Mamma mia signore, se c'era un po' più di salita stiamo meglio però. Sì, eh? Sì, perché per me è poca la salita questa di lì, non è che. Ho visto in effetti attaccare sulla salita. Eh? Attaccato? Attaccato più che altro. È dura, è dura. Dura perché è caldo anche, tanto caldo. Però insomma via. E queste sono le parole di Luca Brufani. Ti abbiamo visto attaccare sulla salita, lui risponde attaccare, forse più attaccato che attaccare. Si scherza con i nostri amici, si scherza sulla fatica, si scherza sul fatto di restare in 10. Ed anche Lamberto Catterini si prende un attimo di riposo insieme con Claudio Nardoni. Si fa un po' il conto. Certo, ci si aspettava un gruppetto un po' maggiore di questi cicloturisti. Intanto siamo davanti al GM, questo grande negozio di ferramenta che è uno degli sponsor della manifestazione in raduno dei ponti. Vogliamo ricordare, sono la Vittoria Assicurazione di Nardoni e Latini di Todi, la Carispo, la Mariotti Prefabbricati, la Ecotec, la Macelleria Norcineria Mec di Cardinali di Todi, DKB la Tudor Bike, e poi abbiamo la Star Class Mercedes-Benz Service di Ponte San Giovanni, Serrani il Caffè, Conad di Pian di Porto, la Profil Ser di Marciano, la Mac Bar Pizza al Taglio Tavola Calda e Pizzeria, la Tudor Auto, auto nuove ed usate, e la Rosa dei Venti. Sono questi gli amici che hanno dato una mano, che hanno sopportato questa manifestazione insieme alla meravigliosa ospitalità offerta dalla Sagra della Grattachecca. Qui siamo proprio in chiusura di questo nostro percorso di 68 chilometri, dalla partenza di Pian San Martino per arrivare poi al punto più lontano, Marciano, ritornare indietro per Ripa Bianca, Pantalla e poi di nuovo all'arrivo a Pian San Martino. Tra l'altro Pian San Martino è uno dei posti vocati per lo sport.
i raduni delle mongolfiere, le mongolfiere che trovano proprio qui a Pian San Martino il modo migliore per poter alzarsi nel cielo, sono ovviamente sintomi di quanto sia interessante questo spettacolo dello sport. E poi quando si arriverà a Pian San Martino ci sarà il pranzo, il meritato pranzo per tutti. Volevo ancora ricordarvi che per tutto il mese di luglio la Star Class Mercedes di Ponte San Giovanni farà uno sconto del 30% per gli accessori della collezione bike Mercedes, a cominciare da quello che può essere il casco, lo zaino, i pantaloncini, la maglietta, fino ad arrivare alla bici da corsa della Mercedes-Benz in edizione limitata, che è davvero qualcosa di straordinario. Quindi è l'appuntamento che vi ricordiamo con la Star Class di Ponte San Giovanni. E qui siamo proprio sul finale, si spreme tutto, oramai è la zona industriale di Todi sotto Pian San Martino per arrivare di nuovo a casa. E a casa ci aspetta il meritato riposo, è caldo, è una giornata di un caldo terribile di mezzo luglio che è davvero qualcosa difficile da raccontare, è afa pura. E si smontano dunque le attrezzature che ci hanno portato in giro per 68 chilometri, ci si disseta e soprattutto finalmente arriva la pappa buona. Questa che vedete preparate dalle donne della Sagra della Grattachecca è la pasta alla San Martinese, un fondo di pancetta sottile tagliata in piccoli pezzi, ben rosolita, e poi ci si mettono i pomodori perini tagliati a pezzettini molto piccoli, la rucola in buona abbondanza, cruda ovviamente, e poi della mozzarella. E si serve così un piatto che è a metà tra il piatto freddo e il piatto caldo, ma che vi posso dire è estremamente gustoso. Nel corso del pranzo ho avuto da ridire su questo fatto della mozzarella, avrei preferito più del parmigiano, però mi dicono che la mozzarella ci sta in maniera perfetta. Mi fido di quello che dicono le donne di Pian San Martino della Sagra della Grattachecca. Averne mangiati due piatti insieme a Luca Brufani è testimonianza di quanto possa essere buoni. Al prossimo anno.